Dopo l'estradizione in Italia del capo di Cosa Nostra Agrigentina Giuseppe Falzone, il ministro della giustizia Angelino Alfano in visita di ringraziamento alla questura di Agrigento. Giuseppe Falzone ha valicato le Alpi e la frontiera di Ventimiglia. Angelino Alfano oltrepassa la cortina della stampa e delle forze dell'ordine e sale alla questura di Agrigento. Il boss già capo di Cosa Nostra Agrigentina adesso è recluso nelle patrie galere. Il ministro della giustizia incontra il questore di Agrigento, Girolamo Di Fazio, e ringrazia la polizia della città dei templi a nome del governo. È uno straordinario risultato e sono venuto a ringraziare le donne e gli uomini della squadra mobile di Agrigento, di Palermo, dello SCO, dei servizi e tutti coloro i quali hanno contribuito a dare una speranza in più al popolo siciliano e al popolo italiano, una speranza che si chiama libertà e sicurezza dalla mafia e dai mafiosi. Non è possibile immaginare uno sviluppo del Sud senza la liberazione dalla mafia. E noi oggi festeggiamo laicamente un grande risultato, e cioè l'ingresso nei nostri istituti di reclusione del capo della mafia agrigentina. Lo facciamo con la consapevolezza di chi sa che questa nostra terra è una terra che va liberata dalla mafia, e noi lo stiamo facendo con le leggi che hanno consentito il sequestro di ingentissimi patrimoni dei mafiosi. Il mafioso mette in conto di finire in galera, non mette in conto di perdere i soldi illecitamente accumulati. Questa è la rotta del governo Berlusconi che insieme al ministro Maroni stiamo portando avanti, raggiungendo i risultati che noi chiamiamo quelli dell'antimafia delle leggi e dei fatti. Giuseppe Falzone ha ammesso la sua identità. Dopo la simulazione dell'essere un catanese trapiantato in Francia, il capomafia ha chiesto di incontrare i suoi familiari. Nel frattempo, a suo carico, è attesa la firma del regime penitenziario del 41 bis da parte del ministro Alfano. Sono prontissimo alla firma e quando la richiesta mi sarà inoltrata io lo firmerò immediatamente, perché ritengo che il regime del carcere duro per il boss Falzone sia inevitabile e sia la misura di protezione giusta al fine di evitare che possa comunicare con l'esterno e dare ordini che spesso, quando si tratta di mafiosi, coincidono con un ordine criminale. Governo nazionale ed iniziative antimafia. Il Ministero della Giustizia è impegnato a scrivere, ed è la prima volta, un codice antimafia, un testo unico della normativa in materia, adesso dispersiva. Un documento ritenuto strategicamente determinante. Il codice antimafia sarà varato in tempi rapidissimi. Il Parlamento mi ha dato la delega a scrivere i decreti attuativi e io lo farò con grande solerzia e sollecitudine. È un risultato straordinario perché in Italia sono state approvate decine e decine di norme antimafia dopo le stragi, dopo eventi luttuosi, e il tutto poi ha avuto una caratteristica di disordine legislativo. Le porremo in ordine e faremo sì che questo sarà il più grande sistema di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie che l'Occidente abbia conosciuto, tant'è che in ambito G8 e in ambito di Unione Europea il nostro modello di contrasto alla mafia viene sostanzialmente individuato come un riferimento. Gli straordinari esiti dei blitz antimafia nell'Agrigentino, la cattura dei latitanti, l'ultimo, il numero uno, Giuseppe Falzone. Brillanti traguardi conquistati a fronte di sacrifici tra denunciate carenze di organico e di risorse. Grazie ai sequestri e alle confische operate abbiamo istituito il Fondo Unico Giustizia, che è una sorta di conto corrente, un salvadanaio dove questi beni, soprattutto i soldi liquidi, sono affluiti e adesso sono stati ripartiti, e con il ministro Maroni riteniamo di poter affermare che la ripartizione della prima tranche del Fondo Unico Giustizia coprirà i tagli alla finanziaria derivanti dalla finanziaria dell'anno scorso e di 2 anni fa, il che significa che sostanzialmente attraverso questi sequestri e queste confische noi abbiamo fatto sì che il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia siano stati sostanzialmente esenti da tagli, in quanto saranno compensati dagli introiti derivanti dal Fondo Unico Giustizia. La visita di ringraziamento alla questura di Agrigento del ministro Angelino Alfano. Il questore Girolamo Di Fazio è ovviamente lusingato, un incontro che è stato anche occasione di confronto.
È stata l'occasione in cui il Ministro della Giustizia, Agrigentino, non dimentichiamolo, molto vicino al suo territorio, molto vicino alla Polizia di Stato, ha voluto oggi rendere omaggio, diciamo, ringraziare e complimentarsi per l'operazione che è stata fatta. Questo naturalmente ci inorgoglisce e ci dà sprone per andare avanti in questo territorio difficile. Nel corso della cerimonia, il dirigente della Questura di Palermo, Antonino De Santis, ha consegnato al ministro Alfano una targa raffigurante il palazzo della Squadra Mobile di Palermo, che lo stesso Alfano ha definito la Casa degli Eroi. Il questore di Agrigento, Girolamo Di Fazio, ha invece regalato al ministro la statuetta di un poliziotto in alta uniforme. Attenzione che passa la macchina. Attenzione che passa la macchina, eh?